Onorevole, è una giornata importante per, non solo per il Consiglio regionale della Calabria, ma per la Calabria tutta. Ce ne vuole parlare? È una giornata straordinaria per la Calabria, come giustamente diceva lei, perché per la prima volta una seduta del Consiglio regionale viene interamente dedicata ai temi della legalità. Attraverso l'adozione di provvedimenti e di proposte di leggi che andranno ad incidere sul contrasto all'andrangheta nella nostra regione. Sono primi segni importanti e significativi dell'azione di contrasto che la Giunta Scopelliti vuole mettere in campo per debellare questo fenomeno. I provvedimenti riguardano alcune misure legislative e alcuni provvedimenti simbolici e di prevenzione. Le proposte di legge riguardano di stare vicino alle vittime dell'andrangheta, ai collaboratori di giustizia e ai testimoni di giustizia. Pensiamo poi di aiutare coloro i quali hanno subito dei danni, coloro i quali hanno subito delle estorsioni. Noi vogliamo premiare le imprese che denunciano i propri estorsori e dimostrare che lo Stato è fedele ed è vicino soprattutto a coloro i quali si assumono la responsabilità, ecco, di denunciare coloro i quali gli hanno chiesto il pizzo. Pensiamo anche di mettere in campo azioni di trasparenza attraverso il conto corrente unico in modo da poter rintracciare tutti i flussi finanziari, così come è importante l'agenzia regionale sui beni confiscati, perché colpire l'andrangheta nel portafoglio, colpire l'andrangheta e restituire ai cittadini che sono i legittimi proprietari di questi beni per farli fruttare è un'altra iniziativa legislativa attraverso il sostegno ai comuni che hanno avuto assegnati i beni confiscati, che però non hanno le risorse per poterli ristrutturare, assegnarli e metterli in uso. Pensiamo ancora, attraverso alcuni provvedimenti simbolici, di dire alla Calabria che i comuni contrastano l'andrangheta e l'andrangheta non entra nei municipi. Regaleremo a tutti i municipi calabresi una targa, cambieremo il nome alla nostra commissione. Ecco, diciamo la frase di questa targa. Qui l'andrangheta non entra, i comuni calabresi ripudiano la mafia in ogni sua forma. È un atto simbolico forte, chiaramente questa targa la metteremo per prima all'interno degli uffici regionali. Pensiamo anche e soprattutto di aprire la bottega della legalità all'interno del Consiglio regionale, rivolgeremo un appello ai calabresi di recarsi a fare la spesa nei negozi che mettono all'ingresso della porta il bollino "io non pago il pizzo". Metteremo anche in atto alcune proposte importanti, quali quella di costituirci parte civile in tutti i processi malavitosi, e penso che l'ultima questione sia essa anch'essa straordinaria, quella che avvieremo con i partiti nei prossimi giorni, di mettere in campo liste pulite e trasparenti. Coloro i quali si candideranno alle prossime elezioni amministrative non dovranno avere alcuna ombra, dovranno essere cittadini che siano in grado di esprimere questo cambiamento che il governo regionale vuole portare avanti. Sono primi significativi passi in avanti che sono poi frutto di un lavoro costante che ci ha visto collaborare con il partenariato sociale, con le associazioni di anti-racket e che ha trovato tutta la commissione unanime. Ecco, il discorso del Presidente Talarico ed il suo poi si vanno a sintetizzare secondo noi in quella che sia l'iniziale discorso del Presidente Talarico, che dice né parole né problemi, e il suo finalmente i primi passi. I primi passi noi diciamo verso lo sviluppo e finalmente dire che in effetti l'andrangheta, non dico che è il solo fattore, ma è uno dei fattori importanti che hanno impedito poi in effetti lo sviluppo socio-economico e culturale della Calabria. Sì, l'andrangheta è presente purtroppo nella nostra regione. Però non si era mai detto proprio così chiaramente. È fortemente presente, condiziona la vita sociale, economica, ma condiziona anche la vita politica. Per questo noi vogliamo contrastare questo fenomeno parlando il linguaggio della chiarezza, ma soprattutto mettendo in atto comportamenti e azioni concrete. Sono i fatti, e con i fatti che sconfiggeremo questo fenomeno, non solamente con l'antimafia delle parole. L'antimafia dei fatti va appunto in questa direzione, di mettere in atto tutti questi provvedimenti che sono un primo segnale, anche per far capire alla Calabria da che parte vogliamo stare noi, dalla parte della legalità, e mandare un messaggio molto chiaro all'andimafia
'Ndrangheta, i quali sanno che c'è un consiglio regionale, le istituzioni, lo Stato, le forze dell'ordine che fanno il loro dovere e che ritengono che questo fenomeno sia una palla al piede per lo sviluppo della nostra regione, perché frena lo sviluppo, condiziona le scelte politiche, ma soprattutto arreca un danno al Mezzogiorno, perché noi siamo visti come la regione dell''Ndrangheta e non come la regione che è quella che è poi della stragrande maggioranza dei calabresi, fatta da persone per bene che vogliono sporcarsi le mani, che vogliono restare qui in Calabria, che vogliono lottare per cambiare questa nostra regione. Bene, tutto con questo slogan tra virgolette, qui l''Ndrangheta non entra, lì nello studio, grazie. Grazie a voi. Grazie.